Benvenuti a Master and Servant, io sono Holly, qui siamo su Europa Universalis. Prendiamo subito il via da dove abbiamo concluso la volta scorsa, ma andiamo in Africa. Però New Granada sta diventando grossa, grossa e vabbè, ci lavoriamo. L'impero adesso non è che mi preoccupi più di tanto. Importante mettere a posto il denaro. Fatto. L'inflazione la gestiremo fra un po'. Algeri ha un liberty desire molto alto, ma non troppo. Quindi, ok. Qui possiamo fare qualcosa, sì. Abbracciare la riforma. Non mi interessa. Ok. National Arrest più 1. Missionary Strength più 1. Fino al 21. No. Qua dobbiamo fare galee. Questa è la missione. E la porteremo a casa. Che altro? 6, 6, 10. Abbiamo un buon erede. Meglio di noi di sicuro. Ok, direi che... Stiamo lavorando per il meglio. Questi sono core nostri. Per il momento ce li teniamo. E Tlemcen ci porterà l'impero. Molto probabilmente. Però Tlemcen io non credo. Ma vediamo un po' Marocco come messo. Tanto per, poi chiudiamo. Ci diamo un salutino al prossimo episodio. Marocco 23.000. Praticamente niente. È alleato con gli ottomani e la Gran Bretagna, quindi non lo si tocca. Mentre questo qui che è Tlemcen Kishdir è alleato con Tunisi, che è questa. Ah, vabbè, mi mangio questi. Anzi, me lo mangio subito. Iniziamo a fare una spy network qua. Ok, probabilmente ce li ho già i core. Algeria claim. Cioè, se facessi guerra adesso. Vediamo un po'. 8 maggio, avanti, e arrivi. Ce la mangiamo in fretta. 50 ducati, local trade power più 10, diplomatic. Diplomatic. Se dichiaro guerra, Tunisi scende. Take ci dà aggressive expansion 25, conquista. Quasi quasi. Qui non abbiamo casus belli e quindi ci crea dei problemi. Quasi quasi, prendiamo Tlemcen, lo diamo ad Algeri. Ok, dai. Questo sarà quello che faremo durante il prossimo episodio. Chiudere il discorso di Tunisi e di Tlemcen. O lo facciamo adesso? Lo facciamo adesso, dai, che abbiamo fatto una partita un po' meh. Diplomacy, Tlemcen, declare war, take Kashdir. Non mi dà. Vai. Però dovevo ricordarmi di alzare il mantenimento delle truppe. Sono un idiota. No, è già su. Ah, l'ha tirato su adesso. Ok. Vai, ci pensa Algeri. Banalmente. Ah, c'è anche questo, in Tunisia. Aspettiamo. Ci pensa comunque il nostro omino qua. Non c'è nessuno, noi andiamo. Ma pure.
Vai, facciamo 2 a 6, vediamo che succede. E la chiudiamo qua. Questi cosa sono? Tripoli, Tripoli. Sei il prossimo, Tripoli. Te pappo. Ok. Questo non ci arrivo. Possiamo chiudere questi assedi, dopo andiamo a ammazzare questi. Prendiamo la zona. Ok, avanti. E li facciamo scomparire dalla mappa. E vediamo che succede. Sì. Avanti, 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 che non si fanno paura. Non volevo farvi perdere molto tempo. Guerra lampo. No, stop, stop, meno. Mi sono accorto e ricordato di una cosa. Mentre sono in guerra, non so perché in realtà, perché sono stupido, molto probabilmente. Collect, perché sto collettando? Non devo fare collect, devo spingere a Siviglia. Transfer. Ottantotto, però in realtà, boh, era meglio fare collect a sto punto. Devo ancora capirlo. Magari un giorno ci prenderemo tutto il tempo per imparare le cose, oppure lo farò da solo, banalmente. Ho del light ship qua che mi stanno lavorando e sì, volevo controllare perché so che se si mette anche un condottiero sulle light ship. Dove sono questi? Cosa sei tu? Light ship? Tom, guerra. Mi prendo delle botte? Forse sì. Vabbè, vediamo. Andiamo avanti col tempo. Intanto stiamo facendo, vabbè, abbastanza male a tutti. Distruggiamo Tunisi e distruggiamo Tlemcen. Tunisi è nostro. In realtà io vorrei andare qui. The Siege of Kadesh è morto. Proviamo a prendere questo. Perché mi dà ancora il 60%? Non lo so. Chi sei tu? Slime Chen, sei solo qua. Va. Hanno 2000 uomini. Vediamo se riusciamo a sbarcare. Forse sono le navi. Vabbè, prendiamo tutto. Ah, ok. Schiacciamole. Questo è vinto. Sì, un trattato di pace, certo. Vi schiaccio e poi dopo facciamo la pace. Questa gerba mi interessa parecchio. Parecchio, parecchio, parecchio. Però facciamo la guerra. Da bravi. Ok. Vabbè, stoppo. Cosa dici? Ma me l'ha fatto scoppiare. Io ti scoppio la testa. No, declina. Ok, andiamo a vedere la pace. Dobbiamo prendere questo. E quindi questo lo chiediamo. In più prendiamo questo. Gerba, possiamo? Non è controllata. Ah, ok, facciamo anche vedere gerba allora. Non è mica un problema. Non sono preoccupato affatto, ragazzi miei. Ok. Questo è in costruzione, questi sono già due territori, 5.000 uomini. Ne carichiamo un altro, direi, per prendere quello da 6.000. Possiamo permettercelo. Tanto War Taxes. Quanto perdiamo? Oh no! Quanto perdiamo al mese? Due. Possiamo andare così, perché preferisco evitare di il raise. È quasi finita la guerra, devo solo prendere una provincia. Insomma, non deve stare in pausa, questo ha vinto. Ok, qua volevo controllare un paio di cose. Quanti militi ignoti possiamo ancora fare? Un sacco, quindi.
Regiment, fanteria, perfetto, bravi marocchini, adesso arriviamo anche da voi, facciamo un saltino, andiamo a controllare come state. Questo è tutto nostro, qua ho fatto la cappella, vabbè. Qui si sta lavorando, però ho un colono libero. Cosa succede? Laissez moi, no. Sì. Colonist, ne potrei fare un altro. Lo facciamo qui. Dove lo facciamo? Ci uniamo alla. Ci uniamo alla Francia. Ci potremmo unire alla Francia. Qua siamo già pronti per prendere sta zona. In realtà, qua, Caracas. Claim. Abbiamo già il claim qui su. È British. British Columbia, sì, no. Meglio non farlo. Vediamo il node, questo cos'è? Anche questo è Messico, è tutto caraibico. Anzi, no. Qua, allora facciamo qui un bel claim. Send e poi ci proponiamo. Cosa succede? Caribas, ok, my king, ok, vai, Agerba, ok, abbiamo vinto. E questo ci piace un sacchissimo, non ci danno... Non possiamo farlo come core, perché? Allora, clear offer. Agerba mi piaceva, anzi, facciamo due conti prima di andare con la pace. Io voglio formare l'impero. E su questo siamo d'accordo. Mi mancano 38 punti amministrativi. Questo me ne dà 5. Questo me ne dà 8. Questo me ne dà 17. E questo me ne dà... Quanti cazzo me ne dà? Me ne dà 9. Allora, questo sicurissimamente sì. Questo sì perché è il mio core. Vediamo un po', non abbiamo problemi di overextension né nulla in realtà. Prendere questo? Nemmeno. E questo qua non posso farlo a core. Non ho capito perché. Poi, war rep, no, perché muore chiaramente. Tutto il denaro che hanno. Ok. E quindi releghiamo Tunisi qua. Questo non lo possiamo prendere neanche se vogliamo. Quindi sì. Send demand e vai con Dio. Ok. Abbiamo un sacco di problemi, lo so. Siamo a 9,93. 9,93. E questo è già diventato è nostro e ce lo teniamo e anche questo ce lo teniamo perché non credo. Oddio, potremmo provare con uno da 5. Gerba ce lo teniamo. Questo da 17 me lo tengo assolutamente. Questo da che cazzo? Da 9, via, vai giù. Potremmo dare ad Algeri questa parte qui. A cotone. È scomodo da gestire, questo no. Potremmo provare. Che perché poi scendo in Marocco e mi prendo tutto quello che c'è da prendere. Cari miei. Pertanto, sono curioso. Mettiamola così, come prova generale dell'impero. 9,93. Se diamo via questo, non deve scendere. Se scende, significa che cedendo territori ai nostri vassalli il nostro grado di sviluppo cala e quindi vabbè dobbiamo prendere due province, la prossima guerra l'abbiamo fatto, altrimenti vuol dire che non cala e siamo felici e diamo anche tutto il resto che non ci interessa, anche perché questi si stanno incazzando un sacco. E quindi vediamo anche un po' di gestirceli. Kashdir.
Liberty Disaster è basso. L'importante è che sia basso quello della Francia e non è tanto bassissimo. Ma sì, dai. Ok, fatto è loro. Andiamo a vedere. 98, sì, cala. Quindi non dobbiamo dar via altri territori per il momento. Quindi con le colonie che stiamo facendo qui e qui. E qui no, e qui nemmeno perché si attacca all'altro territorio. Dobbiamo giocarcela nel modo giusto. Ora, dato che abbiamo già i forti pronti, cosa succede se andiamo a rompere le scatole al Marocco? Secondo me non possiamo perché abbiamo visto che è super protetto. Però c'è questo qui che magari. Non fa schifo da papparcelo. Tanto ci interessa averli prima di venderli. E poi farli impero e poi venderli. Sperando di non perdere così il tempo. Ok, 23.000, sì, lo potremmo schiacciare. Sono tutti qua. Sono tutti qua, però è alleato con Ottomani e Gran Bretagna, che scenderebbero chiaramente in guerra, tutte e due. No, assolutamente no. Quindi, Cor non ci interessa. Cattolici, Gerba, Zurat, non mi interessa perché la do via. Abbiamo Tripoli. Tripoli ci darebbe 16. Ecco, già solo Tripoli che è alleata con Ottomani e Tughurt. No, questa è alleata con Tripoli. Ok, se attacchiamo il Tughurt e andiamo contro Tripoli, possiamo fare il nostro impero. Vediamo un po' se è fattibile. Tugurto 8.000, Tripoli 14.000, fattibilissimo. Quindi iniziamo a creare uno spy network. Anzi, vediamo se non possiamo fare altro. No, non possiamo. Neanche qua? Credo di no, comunque, sinceramente. No. Quindi lasciamo perdere. Cioè lasciamo perdere. Creiamo lo spy network. Bravissimi. E la prossima guerra prendiamo queste zone qui. E ci facciamo l'impero. Proviamo. Ok. Con questo io per il momento direi che. Oh, ho chiamato alle armi. La Polonia ci chiama. In aiuto contro l'Ordine Teutonico e l'Austria che sta morendo. Accettiamo subito. Ok, come non detto, quindi l'Austria la stiamo ipervincendo. Mamma mia, mamma mia, subito. Beh, subito, bisogna vedere in realtà. Però questa parte qua ci interessa tantissimo. Facciamo una cosa saggia prima di chiudere il tutto. Diciamo al nostro. Come si faceva? Province of Interest. Diciamo che ci interessa tantissimo questa provincia, che fa parte dei compiti. Qua l'abbiamo già visto che ci interessa in realtà. Vabbè. Vogliamo questa parte qui. Perché è l'unica parte austriaca giù. Gli austriaci. Questa Boemia. Cosa ci fa la Boemia qua? Siamo tutti. Vabbè, ok. Ciao. Beh, dobbiamo partecipare assolutamente. Mandiamo questi 26.000 uomini qui. Sì. Questa. No. Sì. Bravo. E poi abbiamo questi 20, 28.000 uomini da mandare qui, dopo, a Bizerte. Anche se in realtà non faremo neanche in tempo ad arrivare. Va bene, con questa inaspettata guerra chiamata alle armi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo a prestissimo.